Continuiamo con il nostro viaggio al centro dell'atmosfera. Cercheremo di capire come funziona l'effetto serra, di conoscere i pionieri che si sono lanciati a quote fino a quel momento inesplorate e di descrivere gli strati successivi alla troposfera, di cui abbiamo già parlato nel primo video. Il nostro racconto riprende da Avignon, nel novembre del 1782. Joseph, un uomo irrequieto e indipendente, ma anche timido e chiuso, viene improvvisamente colpito dal movimento della camicia davanti al caminetto. L'aria calda proveniente dalla fiamma provoca dei rigonfiamenti nell'indumento. Joseph capisce che questo semplice fenomeno va indagato. Non perde tempo, si procura una scatola di carta, la gonfia di aria calda e la osserva andare a sbattere contro il soffitto. Deve assolutamente parlarne con il fratello Etienne, rimasto in Ardèche a gestire la cartiera che hanno ereditato dal padre. Etienne, col suo approccio calmo, scientifico e razionale, lo può aiutare a sviluppare quello che per ora è solo un sogno che vaga nella sua testa: volare. Molto più che dei loro nomi, Joseph e Etienne, la storia si sarebbe ricordata del loro cognome, che finì col battezzare un'invenzione il cui fascino è arrivato indenne fino ai giorni nostri. Andiamo brevemente a raccontare la storia dei fratelli mongolfieri. Etienne e Joseph si mettono al lavoro e già a metà dicembre hanno capito che la forma ideale è quella sferica. Il loro pallone di 3 metri cubi gonfiato con aria calda prende quota. Perfezionano la tela, l'impermeabilità e l'isolamento termico per costruire un pallone di 12 metri di diametro del peso di oltre 200 kg e un volume di circa 800 metri cubi. Sarà pronto per il 25 aprile del 1783 e volerà fino ad un'altezza di circa 400 metri. Il 4 giugno faranno una dimostrazione pubblica. Il volo durerà 10 minuti. Il pallone ricadrà a 2 km di distanza, raggiungendo un'altezza intorno ai 1000 metri. Viene allertata l'Académie des Sciences a Parigi, ma non sarà la capitale ad ospitare il primo volo con esseri viventi. Lo spettacolo avverrà a Versailles. Dopo aver fatto delle prove tenendo ancorati a terra i palloni, il 19 settembre del 1783, di fronte al re e a una folla riunita, un pallone ad aria calda parte per la prima volta con degli ospiti a bordo. Sono tre. Li porterà a una quota di 500 metri con un volo di 8 minuti. Atterreranno a oltre 3 km di distanza. Ed ecco a voi le immagini dei tre intrepidi pionieri dell'aviazione. Una pecora, un'oca e un gallo. Il volo si svolgerà perfettamente, torneranno a casa sani e salvi. Giusto un problema al gallo durante l'atterraggio che si sbecca, nel senso che si sbecca il becco. Vabbè, niente di grave. Cos'è successo? Pare che la pecora si sia seduta sul gallo durante l'atterraggio. Vabbè. Quindi per il gallo diciamo bene ma non benissimo. Certo che la pecora che viene messa su con altre due bestie che hanno le ali erano legati. Per non spaventarli, alla partenza hanno sparato un colpo di cannone. Ma chi avrebbero dovuto essere i primi ad arrischiarsi a salire con un pallone pressoché incontrollabile a quelle altezze? Il re fece una proposta, ma venne cassata. Ed era il re. Ma era anche Luigi XVI, quindi era giusto che cominciasse ad abituarsi a prendere un po' di badilate. Perché da lì a un decennio avrebbero cassato lui, nel senso che l'avrebbero proprio messo in una cassa, con la testa a parte. Ma prima di vedere chi costrinse il re a cambiare idea, vediamo di capire come funzionava da un punto di vista fisico quello strano pallone. Perché i fratelli Montgolfier erano convinti che fosse il fumo ad avere poteri ascensionali. Ma non era così. L'aria che respiriamo è formata per il 78% da molecole di azoto e per il 21% da molecole di ossigeno. Più precisamente N2 sarebbe di azoto o azoto molecolare, che è formato da due atomi di azoto, vabbè. E O2 è di ossido di ossigeno. Vabbè, li chiamiamo azoto e ossigeno, che è più pratico. Il resto è formato per lo più da argon, l'anidride carbonica, la famosa CO2 di cui sentiamo spesso parlare anche col nome di biossido di carbonio, contribuisce in quantità molto limitata, inferiore all'1 per mille. Come abbiamo già visto, l'aria ha un suo peso, quindi ha una sua densità. E la mongolfiera, che è la più semplice delle macchine volanti, sfrutta questa cosa. Quando il tessuto che forma il pallone viene riempito di aria calda, il pallone stesso risulta più leggero dell'atmosfera che lo circonda e pertanto la spinta di Archimede, diretta verso l'alto ed uguale al peso del volume d'aria spostato dal pallone,
è maggiore del peso del pallone. Le mongolfiere hanno forma sferica, che permette di racchiudere un volume maggiore di aria calda a parità di superficie. In altre parole, si utilizza poco tessuto per imprigionare una grande quantità di fluido, perché anche il gas è considerato fluido. Il tessuto deve essere leggero e ovviamente impermeabile ai gas, se no l'aria calda e la mongolfiera. Quella specie di cesta su cui si trovano le persone o gli oggetti trasportati è collegata alla mongolfiera da una serie di cordicelle, le quali si congiungono a rete circondando il pallone. In questo modo si ottiene una pressione minima sulla superficie del telo, che è molto fragile. Ma perché l'aria calda pesa meno della fredda? C'è una legge che ci aiuta a capire come funzionano i gas. Normalmente si esprime con una formula nota a tutti coloro che hanno studiato questi argomenti. È scritta così: P per V uguale a nRT. Non ci addentriamo nell'espressione. Quello che ci interessa sapere è che questa formula ci dice un po' di cose. Ad esempio che, a parità di pressione, il volume e la temperatura sono direttamente proporzionali. Pertanto, se scaldo l'aria, ossia se ne aumento la temperatura, provoco anche un aumento di volume. In pratica la stessa quantità di aria occuperà più volume e quindi sarà meno densa, perché la densità è il rapporto tra massa e volume. Immaginatevi un paese grande un chilometro quadrato con un certo numero di abitanti. Ha una certa densità abitativa. Se io aumento la superficie del paese mantenendo inalterato il numero di abitanti, ogni abitante avrà più spazio e dunque si dice che c'è una minore densità abitativa. Ecco, anche con la densità dell'aria succede così. Lo stesso numero di molecole di aria, se la scaldo, si dispone in un volume maggiore e quindi l'aria è meno densa, ossia più leggera, e quindi sale. Prima di tornare ai nostri coraggiosi pionieri dell'atmosfera, passiamo da un personaggio che, a sua insaputa, ha dato un contributo fondamentale. Uno dei più straordinari geni del Settecento si chiama Henry Cavendish e avevamo già parlato un po' di lui in questo video inerente alla massa della Terra. Ma Cavendish mise il naso in tantissimi argomenti e, fra le altre cose, fu lo scopritore dell'idrogeno. Secondo i suoi studi, l'idrogeno avrebbe dovuto essere fino a 12 volte più leggero dell'aria. È interessante per il nostro discorso, perché così l'idrogeno avrebbe potuto essere molto più efficace dell'aria calda. In realtà i fratelli mongolfieri ci avevano pensato, ma non era facile procurarsi dell'idrogeno. Fu qualcun altro a trovare il modo. Teniamola qua questa cosa per ora, ma tra poco ci torniamo perché è fondamentale per il nostro discorso. Avevamo lasciato una mongolfiera con un gallo, una pecora e un'oca ed è arrivato il momento di andare a vedere chi li ha sostituiti nel viaggio successivo. Torniamo al re e alla sua infelice proposta. La storia dei palloni aerostatici in realtà comincia nei primi secoli d.C., quando in Cina vengono fatte volare delle specie di mongolfiere di carta. Ma per vedere degli esseri umani staccarsi da terra senza nessun ancoraggio, si dovette aspettare il 21 novembre del 1783. Dico senza ancoraggio perché nel frattempo molti esperimenti venivano fatti con quelli che erano chiamati ballon captive, captive nel senso latino del termine, cioè non cattivi ma prigionieri, perché in latino captivi sta per prigionieri, come nella parola italiana cattività. Un animale in cattività è un animale privato della libertà, non è che è cattivo. Anche se quando ti tengono prigioniero un po' ti incattivisci. Vabbè. Torniamo ai fratelli mongolfieri e a Parigi. La promozione della loro scoperta era importante anche da un punto di vista economico. Fino a quel momento avevano pagato tutto di tasca loro e non potevano nemmeno fare i fighi salendo su un pallone perché il padre glielo aveva interdetto. Il re propone allora, dato il rischio che si corre a salire in mongolfiera, di mandare due galeotti, che tanto, anche se muoiono. Di fronte a questa proposta, Jean-François Pilâtre de Rosiers non ci vede più. Ma come, dice, la storia si ricorderà di due galeotti? Non possono essere loro i primi a volare. E si propone lui, insieme al marchese d'Arlande. Partiranno per l'appunto il 21 novembre, restando in aria per quasi mezz'ora a un centinaio di metri di altezza. Torneranno sani e salvi. Per trovare un italiano in volo dobbiamo invece aspettare il 25 febbraio del 1784 con Paolo Andreani, che fece poi un secondo volo a marzo particolarmente celebrato, ma più interessante per noi è ciò che avviene il 15 settembre del 1784, quando Vincenzo Lunardi compie la prima ascensione in Inghilterra. Utilizzerà un pallone di sua invenzione gonfiato a idrogeno. Ma prima di lui qualcuno aveva già usato l'idrogeno. Ve l'avevo detto che saremmo tornati alla questione dell'idrogeno. Ci pensò uno scienziato particolarmente esperto di gas, forse oggi non molto ricordato, ma su cui vale la pena spendere due parole. Sto parlando del professor Jacques Charles. Forse a molti questo nome non dice nulla, ma era un grande.
Dall'esperimento delle tre bestie al volo degli umani c'è di mezzo un altro tipo di pallone, a cui non abbiamo ancora accennato, ma che è fondamentale per la nostra storia. L'idea di gonfiare il pallone col gas la dobbiamo a Jacques Alexandre César Charles. Quando vede la prima mongolfiera non ha ancora 40 anni, è un matematico e scienziato con spirito avventuriero e nel corso della sua vita adorerà progettare e costruire aerostati. Soprattutto è uno convinto di quello che fa. Se è vero che non solo sarà il primo a realizzare un pallone ad idrogeno, ma sarà anche il primo a salire con questo tipo di pallone. È l'1 dicembre del 1783, non sono passate ancora neanche 2 settimane dal primo volo di esseri umani con il pallone dei fratelli Montgolfier. Ovviamente anche Charles aveva fatto prima le sue verifiche. Già il 24 agosto del 1783 comincia a gonfiare un pallone di 33 metri cubi, che dopo 4 giorni si alzerà solitario dal Champ de Mars, percorrendo ben 16 chilometri. Chimico, inventore e intrepido sperimentatore, Charles è un personaggio di spicco nella storia della fisica. È colui che formula per primo la legge sulla dilatazione dei gas, ma non la pubblica, e infatti è nota oggi come legge di Gay-Lussac. Tramite i suoi studi era riuscito a produrre del diidrogeno e aveva sperimentato le capacità ascensionali inserendolo nelle bolle di sapone. Confermerà i risultati di Cavendish sull'idrogeno, dimostrando che è 14 volte più leggero dell'aria. Il vantaggio del pallone di Charles risiedeva nel fatto che l'idrogeno, essendo molto più leggero dell'aria calda, dava più capacità ascensionali e soprattutto dava molta più autonomia. Perché è bello volare, ma se dopo mezz'ora caschi giù da qualche parte, non è che serva molto. Ma ci fu chi si inventò un altro tipo di aerostato. Un ibrido, diremmo oggi, ossia un pallone che utilizzava sia aria calda che idrogeno, che ovviamente erano separati. Sto parlando di una nostra vecchia conoscenza, Jean-François Pilâtre de Rosiers, il primo uomo a volare. Ma non è stato il solo primato per lui, perché de Rosiers è stato anche il primo uomo a morire in un incidente aereo. Nel tentativo di attraversare la Manica il 15 giugno del 1785, de Rosiers decolla su una mongolfiera Rosier. L'aveva chiamata così in uno slancio di modestia. La mongolfiera Rosier esplode dopo mezz'ora. Il modello era ancora un po' da testare. Passare la Manica non era complicato se si proveniva dall'Inghilterra. Lo diventava se si partiva dalla Francia, perché normalmente in quel caso si aveva i venti contrari. È giusto ricordare che Rosier morì a soli 31 anni, ma fece a tempo a imbarcarsi per un altro celebre viaggio che partì da Brotteaux a Lyon. Tra il pubblico c'era il padre dei fratelli Montgolfier e sull'aerostato c'era Joseph, in quello che pare fu l'unico volo fatto da un Montgolfier. Abbiamo dunque visto che i palloni aerostatici sono di tre tipi: la mongolfiera, che usa l'aria calda, i palloni a gas e la cosiddetta mongolfiera Rosier, che è un ibrido. Oggi i palloni aerostatici sono utilizzati o per turismo oppure per missioni di carattere scientifico, ad esempio per indagini di tipo meteorologico o anche astronomico. Riescono ad arrivare infatti a quote sufficientemente elevate da permettere di rilevare bande spettrali che da terra ci sono precluse per via dell'atmosfera e costano meno che spedire in orbita un satellite. Sono stati fondamentali anche per lo studio dei raggi cosmici. Ma ricordate Francesco Lana che temeva che la sua nave volante potesse essere utilizzata per scopi bellici? Ecco, l'uso militare fu uno dei primi pensieri per l'utilizzo delle mongolfiere, anche perché la Francia, dopo la rivoluzione, fu attaccata su ogni fronte. Ancorando a terra questi palloni, si poteva mettere degli uomini in condizioni di osservare il nemico da una posizione privilegiata e di riferire rapidamente il dispiegamento delle forze avversarie e i loro movimenti. Fu usata questa strategia per la prima volta nella battaglia di Fleurus nel 1794, ma non dette i risultati sperati e non venne più utilizzata, quantomeno in Europa. In tempi più recenti, sospendere una fitta rete di palloni è stato un modo per creare delle barriere antiaeree. Ma la mongolfiera sembrava un mezzo legato all'avventura e da qui alla fine di questa serie ve ne racconterò alcune. Partiamo con quella di Janssen, un personaggio di cui abbiamo già avuto modo di parlare in questo video. Era una storia che riguardava un osservatorio piazzato sul Monte Bianco. Ora ci concentreremo sulla sua fuga, in una direzione particolare, molto particolare. Alla fine del 1870 Parigi è assediata dall'esercito prussiano. Janssen, un noto ricercatore e astronomo, è in città, ma non vuole andarsene. O meglio, vorrebbe fuggire, ma in verticale.
per osservare un'eclissi di sole ad alta quota. Appena 2 anni prima aveva infatti notato una particolare riga nello spettro della cromosfera solare. La cromosfera è questo strato dello spessore di circa 2000 km ben visibile durante le eclissi. Quella riga non era mai stata rilevata da nessuno prima di lui e pochi mesi dopo verrà osservata anche da Joseph Norman Lockyer. Ne dedusse essere l'indicatore di un elemento chimico misterioso che successivamente prese il nome di Elio. E fu la prima volta che un elemento veniva rilevato fuori dal nostro pianeta. Ecco, capite perché Janssen era così desideroso di alzarsi in volo? Aveva progettato una missione scientifica. Ma Parigi è circondata da prussiani, coi quali Janssen non vuole avere nulla a che fare. E si rifiuta di chiedere un permesso per questa operazione, o quantomeno di avvisare che quel pallone che vedranno alzarsi in volo non è pericoloso. E così, sfidando l'artiglieria prussiana, la mattina del 2 dicembre riuscirà nella sua impresa, realizzando molte osservazioni importanti durante le sue 5 ore di viaggio. Ma accantoniamo per un momento le avventure e concentriamoci sull'effetto serra. Per noi la vita è la presenza di acqua liquida. La temperatura sul nostro pianeta permette la presenza di acqua liquida in superficie e questo fa sì che si sia sviluppata la vita così come noi la conosciamo. Questa cosa sembrerebbe non avere molto a che fare con l'atmosfera, ma piuttosto con la nostra distanza dal Sole. La temperatura media sul nostro pianeta, per la cronaca, è di circa 15 gradi Celsius. Ma in realtà la nostra distanza dal Sole non ci garantirebbe affatto questa gradevole temperatura primaverile. Dei raggi del Sole che ci arrivano, circa il 50%, in realtà un po' meno, ma non stiamo a fare i farmacisti, diciamo la metà, che è più facile da ricordare. La metà dunque dei raggi solari sono assorbiti dalla Terra che si scalda, mentre gli altri sono o riflessi o diffusi dall'atmosfera, oppure riflessi da parti molto riflettenti della superficie terrestre, come ad esempio i ghiacciai. Questa cosa viene chiamata albedo, dal latino album, che è bianco, l'albume dell'uovo è il bianco dell'uovo. L'album delle figurine è bianco, prima che mettiate le figurine. Insomma, l'albedo è la capacità di una superficie di riflettere la luce. Va da 0 a 1. 0 quando assorbe tutta la luce e non riflette nulla. 1 quando invece riflette tutta la luce e non assorbe niente. Ora, la superficie terrestre, come tutti i corpi, avendo una sua temperatura, emette a sua volta una radiazione che non è nel campo del visibile, ma nel campo dell'infrarosso. Ecco, se il processo fosse questo, la temperatura media della Terra sarebbe circa meno 18 gradi centigradi. E invece l'atmosfera intercetta la radiazione emessa dalla Terra e impedisce che se ne vada persa nello spazio. Ne piglia una bella fetta e la reinvia verso il suolo, il che permette alla temperatura media della Terra di mantenersi sui 15 gradi centigradi. Ma perché l'atmosfera assorbe di più la radiazione della Terra rispetto a quella del Sole? L'irraggiamento del Sole e della Terra sono diversi a causa della loro differenza di temperatura. Come abbiamo detto, la luce inviata dalla Terra non è visibile. È la stessa che emettiamo anche noi e che possiamo vedere ad esempio con le telecamere a infrarossi. Il Sole emette invece prevalentemente nel campo del visibile. Gli infrarossi emessi dalla Terra sono captati da alcuni gas dell'atmosfera e reindirizzati verso il suolo. È questo che chiamiamo effetto serra e i gas in questione vengono chiamati gas a effetto serra. Si sente spesso parlare di CO2. Ma vi sono molti gas che hanno effetti simili. Ad esempio, il metano ha un potere molto più elevato dell'anidride carbonica come effetto serra, ma è presente in quantità molto minori. C'è poi il protossido di azoto, il biossido di zolfo e tanti altri ancora. Quindi l'effetto serra è una cosa bella o brutta? Beh, è evidente come l'effetto serra sia vitale. Il problema è che nel momento in cui nella nostra atmosfera aumentano i gas che causano l'effetto serra, a quel punto aumenta la temperatura del pianeta, con conseguenze che potrebbero divenire anche catastrofiche se questo aumento dovesse superare certi valori. Nel corso della storia recente, molte attività umane hanno immesso nella nostra atmosfera gas che provocano l'effetto serra, creando quello che viene chiamato effetto serra antropico, ossia quello dovuto all'attività umana. Gli umani, tipi strani, da una parte curiosi di scoprire come funziona il loro pianeta, dall'altra riluttanti a utilizzare le informazioni acquisite per cercare di salvaguardarlo. E a proposito di gente che prova a capire come funzionano le cose, nella prima puntata avevamo avuto modo di citare Gaston Tissandier. Grande divulgatore scientifico, era anche un aeronauta appassionato. Tra il 1868 e il 1886 ha fatto oltre una quarantina di voli col pallone. Tissandier realizzò anche un record di altitudine, ma fu un record triste. Il 15 aprile 1875 alle 11:35 parte a bordo di Zenith,
dalla fabbrica a gas della Villette, accompagnato da Joseph Croce Spinelli e Theodore Sivel. Nonostante la raccomandazione di non superare i 7500 metri, i tre sono motivati a salire a più di 8000 metri. Arrivati a 7500, infatti, lasciano ancora della zavorra per raggiungere l'altezza record di 8500 metri. Purtroppo la mancanza di ossigeno è tale che i tre svengono e il pallone si schianta al suolo. Tissandier, il solo sopravvissuto all'avventura, scoprirà a quel punto i corpi inanimati dei suoi due compagni. Non riuscirono in ogni caso ad andare oltre la troposfera, che abbiamo visto avere uno spessore di circa 10 km. Ma cosa c'è dopo e perché si è deciso di dargli un altro nome? Tra l'altro è forse la parte di atmosfera col nome più conosciuto, la stratosfera. Perché nella stratosfera succedono cose stratosferiche. Davvero? Era per creare un po' di suspense. Cosa succede alla tropopausa? Sì, perché se abbiamo distinto il primo strato dal secondo, evidentemente succedeva qualcosa. Ebbene, salendo, a causa dell'irraggiamento del sole che è assorbito dai gas presenti, la temperatura ricomincia ad aumentare e lo fa fino a una zona di confine che abbiamo individuato. Si trova a circa 50 km e lì l'aria si è riscaldata al punto che è arrivata fino a 0 gradi centigradi. Questo strato, che passa dai circa 12 fino ai 50 km, è quello che chiamiamo stratosfera. La stratosfera è interessante perché è lì che si trova lo strato di ozono che ci protegge dai raggi ultravioletti. La stratosfera finisce quando la temperatura torna a decrescere. La zona successiva si chiama mesosfera. Ha uno spessore di circa una trentina di chilometri, dipende dalle latitudini, alla fine dei quali siamo dunque arrivati a circa 80 km dalla superficie terrestre. La temperatura nella mesosfera diminuisce poiché vi è di nuovo una forte rarefazione dei gas. E alla fine della mesosfera ci troviamo a una simpatica temperatura ben al di sotto dei meno 100 gradi Celsius. Dove la pétanque si trasforma in curling. Cosa succede nella mesosfera, a parte le partite di curling? È la zona dove di solito si distruggono le meteore, creando quell'effetto che chiamiamo impropriamente stelle cadenti. Dalla fine della mesosfera la temperatura torna ad aumentare e stavolta in modo significativo fino ad arrivare a qualche centinaio di gradi. Ci immergiamo in quella che viene chiamata termosfera. Se si chiama termosfera, un motivo ci sarà. Qui avvengono tra gli spettacoli più belli della natura, le aurore boreali. Il limite che abbiamo dato alla termosfera è di 600 km. Possiamo prendere il limite della termosfera un po' come la zona in cui finisce la nostra atmosfera, perché da lì le molecole di elio e idrogeno non sono più trattenute dal campo gravitazionale terrestre e se ne vanno un po' dove vogliono, anche se abbiamo dato un nome a un ulteriore strato. Ci siamo fatti prendere un po' la mano. E abbiamo nominato esosfera tutta la zona che arriva dalla fine dell'atmosfera fino a 10.000 km. Ma allora, cos'è che chiamiamo atmosfera? Qual è il limite dell'atmosfera? Se non l'abbiamo ancora detto, è perché è un po' più complicato, nel senso che possiamo mettere in gioco criteri diversi. Se prendiamo come base di riferimento la massa dell'atmosfera, il 99% della massa sta al di sotto di 31 km. In pratica tutta la troposfera è un pezzettino di stratosfera. Un altro criterio che potremmo usare è quello di prendere come riferimento la linea di Karman, un ingegnere ungherese, poi naturalizzato americano, che ha definito un limite. Karman è un uomo semplice, è un ingegnere. Gli piacciono le cose facili da ricordare. La linea di Karman sta a 100 km. Basta. Un ingegnere. E cosa succede lì? Cambia la temperatura? No, a Karman non interessava la temperatura. Karman ha calcolato che oltre i 100 km da Terra gli aerei non possono più volare. Ossia, l'aria non ha più densità sufficiente a consentire il volo. Ma uno potrebbe dire, certo, ma anche se l'aria è rarefatta, basta aumentare la velocità dell'aereo per aumentarne la portanza. Perché la portanza di un aereo è funzione in particolare della velocità. Vabbè, magari di questo ne parliamo un'altra volta. Ma oltre 100 km gli aerei, per poter volare, dovrebbero viaggiare così veloci da raggiungere quella che viene chiamata velocità orbitale. A quel punto non sarebbero più degli aerei, sarebbero dei satelliti. Dunque, la linea di Karman è la delimitazione fra atmosfera e spazio. E, tutto sommato, è abbastanza facile da tenere a mente. Si trova a 100 km. Dalla superficie terrestre. Non oso pensare cosa sarebbe venuto fuori se l'avessero fatta definire a Fahrenheit. Ma come si è formata questa magica fascia gassosa? È sempre stata così o ha avuto una sua evoluzione?
comune o raro che si crei? Che probabilità c'è che avvolga altri pianeti di altri sistemi planetari che ruotano attorno ad altre stelle? Capire questo significa fare un grande passo nella comprensione della probabilità che esista vita anche altrove. Sono questi gli argomenti della terza e ultima puntata dedicata alla nostra atmosfera e agli umani che vi hanno viaggiato in mezzo. Anche se fino ad ora abbiamo parlato solo di uomini, la prossima volta vedremo come anche le donne, ma lo vediamo la prossima volta. A presto con nuove ed appassionanti avventure nei cieli del pianeta Terra. Come sapete, e se non lo sapete ve lo dico adesso, Curious può continuare il suo percorso grazie al vostro sostegno. Pertanto, se vi piace il nostro lavoro, sappiate che potete iscrivervi al canale, consigliarlo, condividere i video, acquistare i nostri prodotti, in particolare il libro A quattro zampe nel cosmo, il CD Materia Oscura Corpi Celesti, chiamarci per i concerti, incontri con le scuole, associazioni, biblioteche. Se volete sapere come fare, trovate tutto descritto sul nostro sito. Vi metto il link e le informazioni in descrizione. Una cosa importante, nella scorsa puntata ho fatto un errore nel parlare della pressione del sangue. Ho citato la misura della pressione che normalmente ci prova il dottore come la misura della pressione del sangue nelle vene. Giustamente alcuni utenti hanno segnalato che si tratta della pressione del sangue nelle arterie. Anche nelle vene ovviamente il sangue ha una sua pressione, ma ha un valore diverso. Mi fa molto piacere che sia stato segnalato l'errore, perché significa che in questi anni il canale è riuscito a interessare delle persone che hanno a cuore la precisione e che le cose vengano dette correttamente. Du palle con queste arterie, le vene. Grazie, alla prossima.